Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nostro nuovo video. Oggi riprendiamo il discorso legato a raccontare il mondo GT, lo facciamo grazie all'ospitalità del team HC Racing che ci consente di scoprire da vicino, di conoscere meglio una vettura GT, per l'appunto altamente prestazionale, nata essenzialmente per prendere parte al monomarca Lamborghini, ma viene impiegata anche nell'ambito di campionati nazionali GT, nella categoria GT Cup. Di chi stiamo parlando? Di lei, della Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 2, una vettura che rappresenta per l'appunto un'evoluzione della precedente versione della Huracan dedicata al monomarca, innovata tantissimo da un punto di vista non solo stilistico ma anche tecnologico, in particolare aerodinamico. Stilistico, perché su questa versione dell'Huracan Super Trofeo si nota tantissimo l'impronta del centro stile Lamborghini, e non ci resta che andarla a scoprire insieme a voi, la Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 2. Ed eccola qua, la Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 2. Per chi è abituato a seguire non solo le gare del Super Trofeo, ma anche in particolare le gare GT, noterà subito da un primo sguardo che la vettura è profondamente diversa, soprattutto da un punto di vista estetico, ma anche aerodinamico, e queste differenze estetiche si notano in particolare all'avantreno, caratterizzato per lo più dall'introduzione innanzitutto di questo nuovo gruppo ottico, un gruppo ottico sensibilmente diverso in quanto è più sottile, che va ad inserirsi nel quadro di un frontale che va a introdurre una serie di elementi stilistici che hanno fatto poi in qualche modo da apripista a quelle che sono le novità che abbiamo già iniziato a vedere sui nuovi modelli di gamma Lamborghini, in particolare Huracan STO, Huracan Tecnica e Revuelto, rappresentati per lo più dall'introduzione di questa di questi elementi qua in fibra di carbonio che vanno a richiamare la Y Lamborghini, in, come abbiamo detto, un frontale caratterizzato dall'introduzione di un nuovo splitter nella parte più bassa, naturalmente in fibra di carbonio, con anche i flick laterali che, come sappiamo, servono per andare a dirizzare meglio i flussi d'aria, e un labbro pronunciato a forma di omega che va a completare nella parte più bassa poi la presenza della presa d'aria dei radiatori, mentre di introduzione nuova sono anche le prese air curtain nella parte centrale del cofano anteriore, che servono naturalmente a sfogare l'aria. Molto interessante, sempre da un punto di vista di presenza innovativa e molto molto funzionale, sono le prese nella parte superiore alla ruota, nel passaruota, prese che, come sappiamo, sono finalizzate allo sfogo dei vortici d'aria prodotti essenzialmente dal rotolamento delle ruote, ma l'interesse che questa macchina nutre verso di sé è rappresentato anche, come vediamo, sul tetto da questo condotto di aspirazione che va a portare aria al motore, mentre nella parte laterale troviamo delle nervature classiche della vettura, che danno una certa muscolosità alla stessa. Bandella laterale nella parte più bassa, che si va a combinare con la presenza di queste aperture che vanno a convogliare aria a tutto quello che è il reparto freni, e così come le prese d'aria nella parte laterale. E arriviamo alla parte posteriore caratterizzato da novità molto molto importanti, non solo stilistiche ma anche funzionali, aerodinamiche e stilistiche, che si riassumono essenzialmente nella presenza di questo nuovo gruppo ottico totalmente rivisto rispetto a quello nella versione precedente di Huracan Super Trofeo. In parte, in una piccola parte, possono andare esteticamente a ricordare quello che è il disegno dei gruppi ottici presenti nella Sian, che si vanno ad inserire in questo nuovo disegno, una linea di coda completamente cambiata, così come è completamente diverso questo elemento che viene introdotto naturalmente in fibra di carbonio, sotto al quale
spicca il doppio terminale di scarico e nella parte più bassa naturalmente l'estrattore che va a fare il suo lavoro combinandosi perfettamente con quanto svolto in termini di downforce dallo splitter anteriore. Va detto che una delle particolarità di questa vettura è sicuramente il fatto che è estremamente aperta, quindi si può notare perfettamente tutta la componente meccanica, comprese le molle, e molto molto interessante è sicuramente il profilo aerodinamico caratterizzato dalla presenza di questa imponente ala posteriore, un'ala posteriore che va a essere introdotta, a completarsi con questo prolungamento, diciamo, del codino nella parte più bassa. Ala posteriore naturalmente variabile in termini di gradi di incidenza, per farvi capire più o meno quanto sia importante la variazione dei gradi di incidenza sull'ala, traducendosi in prestazione, pensate che un singolo grado di variazione corrisponde a circa un chilometro orario di velocità. Questo vi fa capire, essendoci 15 gradi possibili di variazione, quanto la variazione aerodinamica su una vettura di questo tipo possa portare con sé efficienza prestazionale. Le Suprotrofeo sono naturalmente vetture meno estremizzate da un punto di vista aerodinamico rispetto alle GT3, ma se su una vettura di questo tipo anche solamente un grado porta con sé un chilometro orario di differenza su 15 variazioni possibili, beh, l'incidenza è assolutamente rilevante. Come abbiamo detto, la Huracan Super Trofeo V2 è una vettura sostanzialmente innovativa da un punto di vista estetico, grazie alla impronta forte data dal centro stile Lamborghini, ma anche da un punto di vista aerodinamico. Quello che non cambia più di tanto rispetto alle versioni precedenti è il motore, perché viene mantenuto il motore di serie della Huracan stradale, vale a dire il 5200 aspirato a 10 cilindri a V di 90 gradi ad iniezione diretta stratificata, che va ad erogare una potenza complessiva di circa 630 cavalli. Poi ovviamente c'è tutto il discorso del BOP che va ad incidere pesantemente a seconda delle gare e dei circuiti. Questo motore, come abbiamo detto, non cambia rispetto alla versione stradale, e tranne in alcuni piccolissimi movimenti, come ad esempio l'aspirazione, in quanto viene introdotto un cassonetto con un filtro nuovo, e tutto quello che riguarda gli scarichi. Perché gli scarichi? Perché sulla versione della Huracan Super Trofeo V2 gli scarichi sono liberi con un catalizzatore a centrelle, ma va detto per completezza che a seconda della configurazione della vettura, perché come abbiamo detto può essere impiegata sia nel monomarca sia in campionati GT in categoria GT Cup, la vettura può avere anche uno scarico con silenziatore, quindi uno scarico non libero. Questo viene a succedere prevalentemente nelle gare GT per regolamento, quindi Super Trofeo scarico libero, campionati GT no. Il cambio è un cambio X-Track a 6 rapporti elettroattuato con un attuatore della Magneti Marelli, ed è un cambio che ovviamente è diverso rispetto a quello della stradale. Da un punto di vista meccanico, le prestazioni eccellenti di questa vettura vengono poi garantite anche da un impianto di sospensioni molto specifico, rappresentato da doppio triangolo con boccole rigide sia all'avantreno che al retrotreno, con ammortizzatori Ohlins, e un impianto frenante curato in tutto quello che riguarda non solo l'impianto ma proprio il materiale, dalla TD, impianto frenante rappresentato da una pinza monoblocco sia all'avantreno che al retrotreno, all'avantreno 6 pistoncini, al retrotreno 4 pistoncini che vanno a mordere un disco in acciaio di importanti dimensioni sia davanti che dietro, e nascosto da questo bellissimo cerchio 18 pollici monodado multirazza. Molto bella anche la colorazione nera, che ne va a dare un'impronta ancora più cattiva. Tutti questi aspetti, quindi aspetti aerodinamici, aspetti meccanici e aspetti tecnologici, vi fanno capire come Lamborghini, che nell'ambito GT rappresenta una garanzia, abbia con la seconda evoluzione della Huracan Super Trofeo voluto cambiare ulteriormente il passo. Non a caso questa è la vettura che sicuramente è più competitiva anche in categoria GT Cup, cambiare passo, avvicinarsi sempre di più
alle prestazioni di una GT3. Le GTK, quindi questa, sostanzialmente sono vetture leggermente inferiori come prestazioni rispetto a una GT3, questo perché c'è un'aerodinamica meno estremizzata, ci sono regolamenti diversi, ma va anche detto che questa vettura in alcune condizioni, in alcune piste, può ad esempio essere più veloce nel tempo sul giro di una GT3. Quindi stiamo parlando di una vettura molto prestazionale, una vettura dedicata a un parco clienti, chiamiamolo così, molto più ampio, perché è una vettura che nasce essenzialmente per essere impiegata da gentleman driver, ma che viene portata in gara anche da piloti professionisti, e che con tutto il pacchetto tecnico, aerodinamico, estetico rappresenta davvero un oggetto meraviglioso, un oggetto prestazionale e un oggetto in cui Lamborghini, con la collaborazione dei team clienti, tra cui per l'appunto HC Racing, è riuscita a introdurre un prodotto davvero davvero innovativo e prestazionale. Siamo seduti a bordo della Huracan Super Trofeo Evo 2, la andiamo a scoprire in quelle che sono le caratteristiche interne che, come vedremo, vanno a coniugare sicuramente tanta tecnologia, ma anche pulizia e essenzialità, perché di fatto questa, rispetto a una GT3, è una vettura meno estremizzata anche internamente, rappresenta infatti, diciamo, una supercar resa ancora più prestazionale e ancora più impressionante. Quindi andiamo a vedere quelle che sono le sue caratteristiche interne. Eccoci a bordo della Huracan Super Trofeo Evo 2, una vettura che internamente, come vediamo, è decisamente racing, ma allo stesso tempo meno estremizzata rispetto a quanto siamo abituati a vedere, ad esempio, nelle GT3. Questo perché questa vettura rappresenta una supercar estrema, ma non troppo. Cominciamo dal dashboard la cui elettronica è curata dalla Motec, a differenza che nella versione GT3, che invece prevede un'elettronica della Bosch. E in questa schermata siamo nella schermata che viene utilizzata dai piloti, dove troviamo l'indicatore dei giri nella parte più alta, al centro in grande la marcia, ai lati le temperature rispettivamente dell'olio, dell'acqua, della pressione dell'olio e il livello di benzina utilizzata, mentre nella parte bassa laterale a sinistra in rosso la posizione dell'ABS e a destra invece la posizione del traction control, valori questi che possono essere cambiati tramite questi due manettini: rosso traction control e il verde è invece il controllo dell'ABS, regolabile questo in 12 posizioni. Nella parte più bassa abbiamo invece il tempo sul giro e il best lap. Il volante è un volante in stile formula, diciamo formula GT, con una corona in fibra di carbonio al centro, curata dall'OMP, che è fornitore ufficiale del campionato, e in cui trovano posto tutti i vari tasti: pulsante della radio, pulsante del flash, il bianco è la neutral, cioè la folle, nella parte più bassa il wiper per azionare i tergicristalli e il blu è la retromarcia, reverse, nella parte alta il pulsante per azionare il limitatore della velocità ai box, l'alarm per spegnere gli allarmi che la vettura può segnalare, e come abbiamo visto il page per andare a scrollare, quindi a sfogliare le varie pagine del dashboard. Lo azioniamo e troviamo invece una schermata più rivolta all'ingegnere con tutti i parametri fondamentali, così come la successiva, e questa ancora più evidente, che si rivolga a coloro che vanno poi a intervenire sulla vettura. Così invece torniamo nella schermata principale. La plancia si caratterizza dal mantenimento delle bocchette della vettura stradale, con però tutta una ricopertura in alcantara, il dispositivo della Race Logic per il tempo sul giro e una console centrale, nell'ambito della quale trovano posto naturalmente
all'estintore, le levette dell'ABS, tutto questo è curato dalla OMP. E una pulsanteria che rappresenta il main pump, vale dire le pompe della benzina, il power steer che è il servosterzo. 60 è, diciamo, un parametro che può essere azionato dall'ingegnere che va a ricordare fortemente quello che è il pit limiter, le luci, l'EQ, rain rappresenta invece le luci pioggia, mentre nella parte bassa le frecce. Screen Later, vale a dire il tergicristallo, e le luci supplementari in caso di gara 24 ore qua ovviamente non sono montate. Poi nel tunnel trova posto il rear o front, vale a dire il ripartitore di frenata, l'avantreno, retrotreno, la radio che si collega poi al casco e tutto un abitacolo in cui è previsto naturalmente un roll cage di sicurezza omologato FIA e estintore a 7 punti e nella parte laterale troviamo i pannelli porta con rivestimento in fibra di carbonio, utilizzo del plexiglass per quello che riguarda la vetreria laterale e naturalmente i sedili anch'essi omologati FIA curati dall'OMP che garantiscono ampia protezione al pilota. Come abbiamo detto, quindi un abitacolo molto più semplice rispetto a quello di una GT3, ma con funzionalità assolutamente eccellenti, curate in ogni aspetto, così come queste protezioni del roll cage per evitare di sbattere in entrata e in uscita dalla vettura. Veramente bella, veramente pulita. Anche in questo ambito Lamborghini ha curato questa vettura in maniera eccezionale e lo si nota da tanti piccoli aspetti che possiamo vedere insieme a voi. Siamo giunti al termine del nostro video dedicato alla Lamborghini Huracan Super Trofeo V2. Innanzitutto un ringraziamento enorme al team HC Racing Division che ci ha ospitato nella sua sede per farci vedere da vicino questa meravigliosa vettura, per farcela conoscere in tutti i dettagli. Che dire, una vettura eccezionale perché rappresenta perfettamente una filosofia innovativa, quella di consentire a una vettura non estrema di raggiungere prestazioni eccellenti e che va a coniugare non solo prestazioni eccellenti e innovazione tecnologica, anche un aspetto di design assolutamente rilevante, perché la vettura, come potete vedere, è assolutamente bellissima e curata in ogni dettaglio. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo prodotto Lamborghini, quanto lo conoscevate e quanto pensate che questo genere di vetture possono rappresentare una validissima alternativa al mondo GT3. E come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao!